Ciao a tutti amici, in questo video volevo fare insieme a voi una piccola riflessione e mi aspetto un feedback da parte vostra nei commenti per sapere cosa ne pensate anche voi. Vorrei rendervi note le mie aspettative per quanto riguarda la prossima stagione di Fortnite e quello che vorrei che la Epic Games aggiunga alla nuova stagione. Come abbiamo visto ultimamente, Epic Games è andata un po' fuori strada, esagerando un po' con queste collaborazioni che secondo me ci stanno sempre, ma secondo la mia visione deve riempire solo il 20 o massimo il 30% del pass battaglia ed in generale della storia di Fortnite. Non può essere che una stagione sia riferita solo ed esclusivamente alla Marvel, come la stagione scorsa ad esempio. Tutte queste emote del pass che possono essere utilizzate solo dalla skin alla quale è associata tutto il resto, skin che poi magari non usa nessuno, quindi cose assolutamente inutili. Ovviamente sta parlando uno che ha iniziato a giocare solo dalla season 2 del secondo capitolo, che secondo me è stata la migliore stagione del secondo capitolo. Noi siamo ora alla quinta season e posso confermare che quella era la migliore. Aveva tutto quello che c'entrava con la storia di Fortnite, c'era Deadpool che occupava solo una piccolissima parte e non oscurava in alcun modo la storia principale, era solo come una decorazione. Quindi una cosa che io vorrei assolutamente vedere è il proseguimento della storia di Fortnite. Mi pento solo di non aver giocato nel primo capitolo, perché per quanto ne sento parlare bene i miei amici, si capisce che erano le stagioni più succose e le più divertenti. E sono curioso di sapere qual era la vostra stagione preferita di Fortnite, scrivetelo nei commenti. Per quanto riguarda le armi, penso che in questo momento la linea dei fucili pesanti sia la più equilibrata che io abbia mai visto in questo gioco. Per quanto io non sia dispiaciuto per la mancanza del fucile a pompa vecchio, oggettivamente era un pompa troppo forte, faceva un sacco di danno sia da lontano che da vicino, insomma era troppo imba. Spero che questo bilancio che abbiamo adesso, cioè un pompa carica che fa tanto danno sia da lontano che da vicino, che però bisogna caricare al massimo per fare max danno, un fucile a leva che fa tanto danno solo da vicino ed un tattico che alla fine è una via di mezzo, tutto questo spero che non venga sbilanciato e che la Epic continui in questo modo. Se il pompa dovesse tornare io non sarei altro che felice, ma penso che in linea generale sarebbe meglio che non succeda. Per quanto riguarda gli assalto, vorrei vedere qualcosa di nuovo. È tutto il secondo capitolo che si aggirano sempre intorno alle stesse armi. Vorrei vedere qualcosa che cambia anche per questi ultimi, come ad esempio un sistema di potenziamento armi. Un sistema del genere potrebbe rallegrare un po' sempre le stesse armi per quanto riguarda le assalto o mitragliette, che continuano a mettere e rimettere sempre le stesse cose. Spero che rimettano il vecchio sistema per potenziare le armi e non quello che abbiamo adesso, che è quello con l'oro, perché non so voi ma io l'ho usato veramente poco in questa stagione. Non tutti gli NPC ti danno la possibilità di farlo ed io non ho la sbatta di ricordarmi dove si trovano quelli, dove si può farlo. Vorrei vedere anche qualche nuovo oggetto per muoversi sulla mappa, non quelli vecchi tipo il jump pad o le granate impulsive, ma qualcosa di nuovo che non c'è mai stato. Ok i cristalli del punto zero, ok le macchine, ma sono cose che non puoi portarti dietro a meno che non trovi il pesce del punto zero ad esempio. Penso anche che sarebbe molto figo se migliorassero un po' la pesca, perché penso che sia una vera figata. Mi immagino un intero drop fatto solo di punti pesca, senza casse e nient'altro, magari qualche arma per terra per poter fightare nel caso ci siano altre persone. Sarei anche molto felice se nel nuovo pass battaglia aggiungessero una nuova skin customizzabile come Maya, la skin della seconda season del secondo capitolo. Avrei voluto tanto se i vari pezzi della skin si possono modificare anche dopo, nel tempo, ma anche nel concetto in cui hanno pianificato Maya non sarebbe per niente male. Nel senso che una volta accettata la modifica non puoi più tornare indietro. Questa idea era veramente figa, non capisco perché non l'abbiano portata avanti anche nelle stagioni successive. Vorrei anche che vengano tolti i stili delle skin del pass, quelli aggiuntivi intendo, che ricevi una volta superato il 100° livello. Secondo me circa il 99% di quei stili non servono veramente a un bel niente e che si inventino qualcosa di più interessante e utile. Per quanto riguarda Arena, spero che rimarranno le due modalità, sia in duo che in trio, perché non capisco proprio a cosa serviva togliere uno e metterne un altro qualche stagione fa. Non sempre si riesce a trovare un terzo giocatore e non sempre puoi mandare via qualcuno per fare duo. Insomma, spero che lascino tutte e due le modalità
così saranno i giocatori a scegliere a quale dei due giocare e non imporre una determinata modalità. Mi aspetto anche nella nuova stagione più tornei in modalità solo, perché ognuno, e ripeto, ognuno può farli, invece in duo e in trio non sempre trovi subito il compagno, a meno che non abbia tu uno fisso. Vorrei anche vedere qualche torneo nel quale si potranno vincere i V-Buck, ma non nel modo consueto del normale torneo in battaglia reale, ma in una modalità in cui anche i boomers possono avere qualche premio. Il gioco dovrebbe pensare a tutti e due i tipi di giocatori, sia competitivi sia boomers, che giocano per divertimento e non hanno questo spirito competitivo. Se non ci fossero gli uni, non ci sarebbero neanche gli altri. Ovviamente tutti questi desideri sono solo le mie speranze di quello che vorrei vedere nella prossima stagione, ma anche se uno di queste si avverasse sarebbe molto molto figo. Scrivetemi ognuno una cosa che vorreste vedere nella nuova stagione e ovviamente non dimenticatevi di scrivere anche qual era la vostra stagione preferita. Il mio codice creatore è LastHeroGy e se vuoi supportarmi, come già lo stanno facendo tanti di voi, cosa per cui vi sono molto molto grato, inseriscilo prima di fare acquisti su Fortnite e se vuoi essere menzionato nel video prossimo, mandami le tue screen con gli acquisti sul mio canale Discord, dove tra l'altro potresti trovare anche amici con cui giocare e con chi fare 1v1 o tornei. Quindi unisciti e se non vuoi perdere altri miei video, iscriviti al canale e attiva la campanella. Per oggi invece è tutto amici, io mi chiamo LastHeroGy, GG, ciao!